Sì. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, benvenuti. Welcome. Benvenuti. Buon salve. Buon salve. Allora, Fede si dovrebbe sentire. Fede, c'hai la live aperta per caso? Ho la live aperta e sto sentendo. Ah, perfetto. Doppio check. Sì, sì, mi sento. Ok, a posto. Allora, siamo tornati su Elden Ring. Che non si vede. Wait. Ora si vede. Wait a moment. Si vede e si dovrebbe sentire. E invece no. No, non si sente. No, vero? Nope. Ora? Sì. Oh, a posto. Faccio anche una cosa, un attimo che rinomino questa fonte perché almeno non smetto di confonderla. La chiamiamo game direttamente, così semplice, semplice. Ehi, dove sono le morti? Le, a posto. Ora sì che è una live di Elden Ring. Come potete vedere, una live. Sto preparando una cosettina per i finali. Non può morti da segnare. Chi ha avviato? Aspetta. Ho avviato Vestra, ok. Era meglio controllare. Non sa mai. Allora. Alexa? Alexa? Accendi studio. Brava ragazza. Così è per bene illuminato. Fortuna che non si sentono tutte le morti del mio personaggio in questo momento. Tutte le urla. Allora, stavo preparando un pochino Vestra nel mentre, in questi giorni. Siamo all'altopiano di Altus. Abbiamo due spade che sono... La build attualmente è questa. Doppio nero coltello. Doppia... diciamo scimitarra, per un falchio nell'altra scimitarra sanguinaria. Con il... passo del limiere e la nostra immancabile balestra puleggia. Allora, devo solo cambiare questo e mettiamo, oddio, così ci si detonano le difese praticamente. Sarebbe meglio sacco. Ma dovresti abbassarci un po' il volume, è troppo alto? Io non sento la te. Ah, aspetta, aspetta. Così dovrebbe andare meglio. Adesso. Aspetta. Adesso è a posto, anzi, per me è un po' basso. Olè, ora dovrebbe andarmi meglio. Allora, direi di metterle. PV recuperano i punti di vita. Perfettissimo, allora. Vi chiederete perché siamo qui. Nel raccordo della strada di Altus. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo arrivare a questo punto, dove c'è una chiesa di Marika. Dimmi, Fede. Un'aragosta mi ha appena sparato nella schiena. Mamma mia, le aragoste sono terrificanti in questo gioco. Sono forti, hanno un range infinito con quel loro spruzzo. Putacchio. Tu mettila nell'acqua bollente. Ci sono anche già congelate. Pronte dal freezer. Mi ha distrutto questa ragazza. Sì, ti detonano in un modo incredibile. No, se lo faccio però mi muore pure un cavallo, quindi meglio di no. Pure un cavallo. Non è esattamente la build sanguinamento tipica di Elden Ring oggigiorno. Però fa la sua schifosa figura, Ci si adatta, ci si adatta. Si adatta, sì, esatto. Allora, siamo qui per prendere questa fantastica lacrima sacra. Perché voglio dire che fai schifi. Oh! Eleonora! Ah, non credo che invadesse. Oh no! Eleonora, ma che fai? Ma sei scimpra? Oh, oddio! C'è un nome che non è...
cane Amel. È perché non è una dei... Oh, oddio, aspetta, pensavo mi facessi molto più male. Tipico Soul, in cui la tua spada passa attraverso il muro, la tua no. Non curare, brutta infame. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Oddio. Non ci provare. Cavolo, è stato pericoloso. Però poi moriva. Lacrima di cristallo purificante. E la magia mella di Eleonora. Un'arma veramente, veramente tanto bella. Ma che onestamente perde un po' in potenza. Tu hai, per caso la mia, la magia mella di Eleonora ancora? Sì, esatto, te la devo passare. Te la passo magari più tardi, dopo la live. Allora, la vera ragione per cui siamo qui, però, era ottenere la lacrima cerulea. Perché? Perché questa lacrima purifica la maledizione del, del signore del sangue. Può essere mischiata all'ampolla, l'effuso ottenuto purifica dalla maledizione di Mog, Lord o Signore del Sangue. È una boss fight che, senza di essa, è estremamente difficile, diventa una semipasseggiata. Quindi, ingresso al mausoleo. Lo vuoi fare Mog o non ce l'hai come checkpoint? Qual è Mog? Non mi ricordo. Quello... Quale dei due Mog? Hai... il vero Mog, il Signore del Sangue. Quello nel punto di farming? Esatto. Sto invadendo adesso contro il primo personaggio. Sto facendo la prima invasione per farlo. Ho appena ucciso uno nel PvP. Perfetto. E non so se ho tipo... No, non ho abbattuto il portatore delle dita. Vorrei controllare una cosettina, Aspetta. Non si vede il baule, mannaggia. C'è un bauletto lì, ma mi sembra che l'ho già aperto. Sì, l'ho già aperto. Siamo due invasori contro due... contro uno, e sta diventando veramente divertente la situazione. Allora, nel mentre mi preparo il balsamo... Ah, giusto, possiamo anche migliorare le nostre ampolle. A proposito... Ok, ce ne manca una, siamo a più 11. No, ho sbagliato, scusate. Buonasera, chi è arrivato? Al... Ci sono anche l'invasore. Ho fatto fuori tre persone, per sbaglio ho colpito anche l'invasore che non mi stava toccando. Ops. Così. A posto, bello. Tra l'altro, Vestra aveva ottenuto... sì, allora usiamoli. Voglio dire, se possiamo fare anche del PvP ogni tanto, non sarebbe male. Ah, quel Mog dovremmo fare? Quel Mog? È fatta, è facile da fare. No, no, davvero, con questa cosa non hai idea, è una scemenza. Dovrei soltanto farmi tutta la strada al contrario. Mi devi dare un po' di... Cioè, devo anche invadere quel problema. Ok, fai pure. Io nel mentre allora faccio qualcos'altro. Ad esempio... Tentare di farmare quel pezzo? Tu... no, io sono già lì, tranquillo. Vado a prendere l'ultimo equipaggiamento di Vestra. Si vede solo il mio... Ma ancora questo tizio? Ma l'ho appena ucciso. Si vede solo il mio braccio. Ah, ecco perché, forse perché ce l'hai ancora impostato come centratura di quando c'avevi l'inquadratura che da bastardo. Solo. Che bastardo. Ah, giusto. Sì. Esatto. Beh, visto che non ci sei. Allora, ragazzi, non è un problema della vostra connessione, della live, della qualità o... della vostra rete. Quest'area è proprio schifosa, non si vede un cavolo. No, no, un'area no, dove ci sono donne arciere a cavallo di lupi. Dico da morire.
Ok, ta. Attenzione. Guarda come si cura il maledetto. No, quelli che si curano durante il no, PvP sono terribili. Cazzo. Quelli che no, si curano nel PvP sono terribili, davvero. Dai, mia. Va bene, adesso io devo fare un solleo. Au. Vabbè, non importa, non importa. A me basta avervi fermaste. Io devo soltanto fare l'ultima invasione e poi sblocco. Spada curva nel flusso. Ora. Ops. Ho per sbaglio bevuto il balsamo. Vabbè. È totalmente inutile adesso. Ma ok. Nel mentre andiamo a leggerci la spada. Sto spammando il canale. Oh, grazie. Allora, le leggende narrano di un maestro spadaccino dalle vesti azzurre armato di una spada curva decorata con motivi fluviali. L'attacco potente innesca una serie di attacchi simili a un balletto, scampolo, fugace delle sue origini leggendarie. È un'arma molto... cioè, è una classica arma curva, in realtà, come potete vedere. Però ha un moveset particolare, molto carino. Guardalo, Val. Anche tu. Allora, il moveset base è quello classico. Sembra un osso. No, è perché ha il coso fluido. Sembra un balletto. Sì, sì. È molto carina. Però di scaling c'è molto meglio, naturalmente. Scusate ancora per la tosse, ragazzi. Non mi vuole abbandonare. È coinquilino ormai. Vuole bene, ti vuole bene. Sì, sì, assolutamente. Oh, sono riuscito a trovare il terzo invasore. Voilà. Mappa completa. Oh no. Questo è l'Interregno. E questa sarà la nostra prossima mappa. Come siamo messi con i danni qui? Ma... allora. Oddio, ma mi ha spaventato. Cosa? Stavo leggendo una notifica arrivata su Discord. Uh-huh. E mi sono rigirato con l'ospite che ho invaso, che mi ha fatto hey alle spalle per attaccarmi. E ci credo. Okay, così me lo fa. Così mi attacca. No, ma quello stocco di Rogier. Rogier, bello. Rogier. Ferrero Rogier. Tranquillo, in 200 ore di... di gameplay non l'ho mai nominato bene. Oh, cosa abbiamo qui sotto? Sotto il ponte della città di Ordina, il cadavere di una assassina dei neri coltelli che ci droppa la sua armatura. That's it, Vestra. Presente i vari PvP di Dark Souls 2 che erano praticamente... l'ho ucciso. Bravo. Bellissimo combattimento. due colpi di Moonveil. Di abilità di Moonveil, letteralmente. Non male. È troppo sbroccata quest'arma. Sì, la Moonveil è veramente rotta. Però diciamo l'unica katana buona a parte la... allora. Non mi ricordo come si chiama. Lucia. Questa è una cosa che dico anche a te, Fede, che probabilmente non lo sapevi. Là siamo Ordina. Qui siamo... veniamo invasi, diciamo. Veniamo attaccati da delle assassine dei neri coltelli invisibili. Ma una cosa che ho scoperto da poco con l'altro personaggio è che la torcia della sentinella ha un effetto particolare. Le fiamme incantate consentono a chi la usa di individuare gli assassini mimetizzati dai veli. Quindi le rende visibili. Quindi per quel punto questa è fatta luce appositamente. Aiuta... esatto. Se tu ti avvicini a un assassino dei neri coltelli, diventa visibile. E diventa ultra facile da fare a quel punto. Guarda che belle che sono. Loro ci ha anche pensato a questo, il buon Miaz. Sì, ha tante belle chicche Elden Ring. Davvero tantissimo. È un gioco incredibile. Io due ne avevo fatti fuori in spammando abilità d'area. Uno mi aveva mandato sì, i pazzi. Naturalmente anche quello è fattibile.
Naturalmente anche quello è fattibile, ma effettivamente non devi nemmeno ucciderle tutte, ti basta arrivare alle fiaccole. Però certo. Il fatto di poterle vedere le rende attaccabili. Appunto! Perché almeno vedi la loro abilità. Oh, poi, sai qual è aspetta, il problema? Ho appena scoperto una cosa che in realtà non sapevo. Devi tenere la torcia per vederle. Devi tenere la torcia, ovviamente, sì. Non ci ho pensato, in effetti, sai. Sai qual è l'altro problema? Io non ho ripensato alla seconda parte del... E se la metto così? Della quest. Ok. Quindi basta che sia equipaggiata nel... Oh, cavolo! Scusa. Sai qual è il... piccolo problema? Quale? Che mi rallenterà ancora di più. Ah, il velo. Il sangue della... Esatto. Vabbè, della vai alla vergine che c'è inizio campanile. Gioco. Sì. Devo arrivare a campanile, prendere la cosa e... Vabbè, è un rush circa veloce. Circa veloce. Sto già galoppando. Fortunatamente hanno fatto questa cosa che avessero messo anche su... Su Dark Souls 3 non sarebbe stato così male. La possibilità di correre senza prendere energia. Ma io non potevo prendere la grazia le ordina, porca miseria. Non l'hai presa? No, sono stupido. Grande. Invece te non mi guardiero nomade numero 23. Sto cercando di... Ok. Forse riesco a portarti un'altra persona in live. Oh no! Sono andato troppo vicino alle... agli spettri. Non è notte, vero? Beh, no, è mattina. Qual era il campanile, quello giusto? Secondo, è quello che si chiama... Oh no! No! Ok, posto. Ora posso seguirti. Cercherò quello che si chiama... No, no. Lo sapevo che era questo. È quello lì, è quello che si chiama... Come ritorno all'origine, una cosa del genere. Sì, no, il precipizio dell'attesa. No, aspetta, il precipizio dell'attesa è l'area. Uno di quelli. Vabbè, ma comunque me lo ricordo quello che... Terrazza sull'attesa. È quello dritto per dritto, sì. Allora, vediamo subito questo. Guarda, uno è la notte. Precipizio dell'attesa. Esatto, è quello lì. Perché uno era la notte stellata, mi pare. E l'altro è terra in frantumi. O comunque qualcosa di simile. Ordina, città liturgica. Stupidi assassini dei neri coltelli. Allora, adesso devo rifare realtà... il boss, però. Ah no, il boss non lo devo fare. No. Perché l'ho ucciso. Quando sono rinato... Ah, allora, easy. Vabbè, dopo il New Game Plus 3 il boss non esiste neanche più. Sì, ma figurati. Già dal New Game Plus. Lo elimini facilmente. Comunque questo castello è stupendo. Questo dell'inizio gioco. Allora, dato non puoi nemmeno usare torrent in questa sezione. Beh, giustamente, se no skipperesti anche qualsiasi cosa. Sì, skipperesti tutte le fight in continuazione. E non mi importa se divento un criminale. E io mi sono dimenticato di andare a prendere la grazia. E quindi adesso sono... giusto, e quindi un ora po' non lontano. Non siete graziati né l'uno né l'altro. No, non vediamo la grazia. No. Noi non possiamo vedere la grazia. No, in realtà sono stupido. Ce n'era una lì sotto che doveva accendere. Vabbè, accendo dopo. Fallo, però. Il problema è che dopo non... Se non l'accendi... Sì, non me la ricordo di sicuro, tranquillo. Come hai fatto prima? Esatto. Ok, allora va bene. Allora, intanto vediamo di non farci ammazzare dalle albinaure. Era un uovo dormiente. Rischia di morire per un uovo dormiente. Ho appena tirato una botta di Crocs sul PC, mi sento in colpa. Oh mio Dio!
fai una cosa quando bevi, fai anche il roll. Cari giù. Oh, okay. Bene. Punta spilli in Vestra, in vendita in tutte le cartolerie. Io mi sono ritrovato due aragoste che mi stavano sparando contemporaneamente, ho fatto Matrix. Perché in tutte le cartolerie? È un punta spilli. Aiuto. Il punta spilli. Dove sono in cartoleria? No. Quanto fanno danno le aragoste? Ne hai dubito. No, le aragoste sono, come le ha definite il grande Sabaku, Nomaiku, avatar del ring. Sì, ma è più forte dell'Elden Beast, cioè... Santo cielo. No, fanno in inquietudine. Non mi ricordo quali sono i frutti per ridare... Ah, ok, trovato. Davvero, fanno in inquietudine le aragoste da quanto sono forti. Sono devastanti, sono fortissime. Quello è il problema. Eh? Non c'è le aragoste vicine. No, grazie a Dio io sono lontano. Oddio, lontano più o meno. In realtà sono in una zona abbastanza vicina delle aragoste, ma non ci andrò nemmeno per sogno adesso. Sì, scusi, signora assassina. Volevo tenermi impegnato. Ah, adesso vedrai la mia nuova build. È orribile. È la build con più resistenza al danno sacro che abbia mai potuto creare. Quindi era una build blasfema. No, mi ha colpito. Sono morto. No, non è vero. Non ho più cure. No, mi ha ucciso lei, non ci voglio credere, ragazzi. Era... Beh, uccidere l'ho ucciso. Ora. Non è valsa la pena. Luogo di udienza. Ok. Prima vado a sbloccare la zona di farming e poi... Sì. Mi rifaccio la strada al contrario. Buonasera. Ah, schiena. Aspetta, qua ci dovrebbe essere una grazia, però. Al mausoleo allora. Della dinastia Mogwin. Sì. Sì, c'è una grazia proprio sotto all'ascensore. Però io non vedo la chat. Non ha ancora scritto nessuno. Ok, perfetto. Anche quando hai detto buonasera. Vero, anche tu hai pensato a... Ah no, stavo dicendo per salutare. Allora, rimangono accese le fiaccole. Ok, perfetto. Sì, sì. Allora è strafatta. In senso buono. Non letterale. Allora è semplice, ecco, così... Oddio! No, scocciare! Io ho i Susano che mi stanno sparando addosso ogni forma di cattiveria in questo mondo. Oh. Ci ha provato, ma non c'è riuscita. Ho bisogno di una mano per doggiare i colpi dei Susano. Ma quanto è bello il lago di sangue della zona di Mogwin. La zona di Mogwin è incredibile. Esteticamente è bello da morire. A proposito, hai visto il video che ti avevo mandato poi? Quello delle ispirazioni di Berserk? No, alla fine no, perché mi stavo allenando oggi. Poi guarda, perché è davvero tanto ispirato Elden Ring a Berserk, molto, però in senso buono, cioè non è una scoppiazzatura, ci sono delle belle ispirazioni. Poi Miyazaki si sa che è un fanboy, eh. Ah, diciamo che è giusto un po'... Mi piace mettere easter egg e riferimenti ad altre situazioni. Provo un secondo a vedere quante anime danno tutti questi simpatici guasconi, ok? Tu sei in New Game Plus 3 in questo momento, vero? Esattamente. No, New Game Plus 2. Io ti posso regalare la mia lama? Che senso? La lama del boss finale.
Ma che senso ha? A parte la puoi farmare? Almeno puoi farmare. No, non posso farmare fede perché vuole 22 di fede e quell'altro personaggio ha 9. Beh, ti metti su un attimo con i due cosi, ti tiri su un pochettino di fede e almeno c'hai la farma. Vabbè che volevo usare anche il fuoco con quel personaggio, perché essendo un personaggio ispirato a un mago di D&D, quindi palla di fuoco a tutto spiano... Sì, era un personaggio che usava solo palla di fuoco, solo palla di fuoco. Chioma del sacro albero. E qui... continueremo dopo. Adesso torniamo al nostro 200. Allora, io ho 212 campanime. Faccio una botta. Leggera, leggera. E ho guadagnato 74.000 anime circa. Mamma mia! Peccato che quando arrivi a fare questo quantitativo di rune non... non ti servono a nulla. Quel tanto non ti serve a nulla. È vero, ma dall'altro lato... non è male. È mezzo comodo, esatto. Cioè, e allora... io ho tirato due botte e ho fatto da 50.000 a 294.000 anime. Che non fa schifo. Non fa schifo per niente. Allora... certo che se te ne danno all'inizio un quantitativo del genere... allora, in realtà c'è un modo per ottenere velocemente... quante te ne dava Greyhold, il drago gargantuesco? 80.000. 80.000. È un po' lunghetta da fare perché devi andare a prenderti un paio di cose, ma relativamente puoi ottenere in inizio gioco praticamente 80.000 anime, che sono uno sfracco di livelli. Allora, sì, early dove sono sei? Una cosa tipo 20 o 30. Sto girando le difese di questi esseri esplosivi. Ok. So benissimo di averti detto precisamente dove sono con questa frase. Sì, 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 ho capito perfettamente dove sei. Allora, aspetta. Allora. E lo dico devo anche a chi sta guardando la live. È esattamente qui. Sta facendo questa stradina. Ah, no, è uscito d'altro... il tizio dal sangue. Oddio, non me ne ero accorto. Ma si vede anche dove c'è la... No, non è vero. Credevo che fosse la melma gigante. Invece no, questo credo che sia una delle zone dove ci sono i cani infami, allora, terrificanti. Però, quanto sarebbe stato divertente se tu avessi detto: oddio, non me l'era accorto, ma si vede persino Fede che passeggia. Beh, aspetta, quando sei in coop si vede il... sì, però, il personaggio. Non siete, mi hai fatto molto ridere. Ah, guarda, ragazzi, guardate, sta facendo questa stradina qui. È proprio fortunato qua. Che sei live, perché sennò avrei tirato un no, urlo di spavento no, che tu non immagini, perché letteralmente mi sono rigirato dopo aver alzato la, cioè dopo aver acceso la grazia, mi sono ritrovato due di quei tizi dentro la grotta alle spalle attaccato. Ah, loro sono inquietanti e terrificanti da quanto sono forti. Allora, a che punto sei? Mentre preparo qualcosina qui. Ho preso le mie rune perse. Cerco adesso di scappare come un forsennato e prendermi la pietra funerea al massimo livello. Perché qui c'è una ah, ok, sì. Ah, allora ci vediamo sopra? Sì. Va bene. Sì, lì c'è una pietra dell'antico ho trovato. Da me non c'è l'ascensore. Ma no. Il tizio mi è salito sull'ascensore. Oh no, è la fine. Resisti finché non si attiva la statua di Marika. È il problema uno solo, sono i fat troll. Resisti finché non si attiva la statua di Marika. Now the problem is only one. The Armog. Armog. Ho la password? Sì.
metti il tuo bel segnalino, la tua bella Devo rimettere la... anch'io la Allora... Messaggi no, multigiocatore. Scusatemi, questa ha gli occhi rossi per caso? Grazie Elden Ring, questa cosa che fai... Finalmente avete imparato a non fare il clip del... degli oggetti, però... Sì, ha gli occhi rossi, cavolo, la devo modificare poi. Non ritrovo più il nero coltello. Ah, vuoi partire con l'ama della morte? Guarda quanto sono bello. Oh mio Dio. Sembri uscito da Warhammer. Ma che cosa sei? Sembri uscito da Warhammer. Questa... Il problema sai cos'è? Che poi sei tutto corazzato, figo e quant'altro, ma poi hai un coltellino che è lungo quanto un anulare. Ne ho anche questa nel dubbio. Che è piccolissima. Hai perso sporco lavoro su via, che sarà mai. Allora. Ci siamo? Non sono mai pronto per questo boss. Hai per caso messo il coso? Il quello per abbattere Mog per qualche secondo? Ah, no. E non ce l'ho nemmeno, se non sbaglio. Preso io, ce l'ho. Aspetta che do un'occhiatina, ma mi sembra di non averlo. No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Let's go. Ciao, signore del sangue. E l'ho mancato. E manco tu l'hai preso. Adoro che mi sta completamente ignorando. Questo colpo tramite il salto. No! Colpito! Era la run perfetta. Colpito, ragazzi! Ma... è l'esplosione di sangue vicino a lui. Ma non può avermi fatto così tanto male! Avevo mezza vita ancora. Avevo mezza vita, Fede. Cioè, non esiste che mi togli mezza vita. Mezza vita è mezza vita, eh. E devi sempre stare a bere contro quel boss. Tanto sto sbagliando perché stavo facendo l'attacco in corsa. Devo fare l'attacco in salto. Perché questa build è pensata per gli attacchi in salto. È come... come posso dire le cose non bannabili, però? Ok, no, aspetta, questa è... Potrebbe... No, meglio di no. Meglio che mi sto zitto. Bravo. Mi sembra un'ottima idea. A posto. Perché non so se quello che potrei dire è pericoloso, quindi no. Non lo puoi dire. Te lo dico io, non lo puoi dire. Vamonos. Ma tipo, se io ti sparo due colpi... L'ho mancato perché fa le scale, maledetto. Ma non rompere il culo dei. Non funziona più, di dirlo. Perché si è... schifo. Vediamo se riesco a mettermi abbastanza o no. No, ho mancato. Ah, appunto per me. No.
fretta. Te l'ho rotto. No, avevo la cura in più. Voilà. È il mog più rapido della storia. Sì, te l'ho detto, con quel balsamo diventa una scemenza. Lo vuoi provare a rifare anche nel mio? Io sento. NG più 3. NG. 315.000 rune, però. Vabbè che non terrei un cavolo da te, però. Se vuoi lo proviamo. Non è un problema. Tanto tu sei qui fuori adesso, giusto? Sì, ma penso che se tu mi vada dicendo come è fatto quel balsamo, mi fai un grande favore. Allora, devi andare, come quello che ho fatto prima all'inizio della live, devi andare alla seconda chiesa di Marika. Penso di averceli tutti io i balsami, quindi... aspetta, te la faccio vedere. Devi dire come è fatto. Guarda in live. Eccolo qui. Lacrima del cristallo allora, purificante. Aspetta. Balsamo portentoso. Lacrima a bolla, spiralo cremi, se avevo. No. Cristallo purificante. Ok, ce l'ho. Quella lì. E l'altra puoi metterti quello che vuoi. Io so, migliora le caprioli per un periodo nel balsamo. Quindi aggiunge invincibility frame. Sì. Il che non fa schifo. Allora, multiplier. Ma quanti colpi regge questo... Come? Quanti colpi regge questo... Il coso, balsamo. Il balsamo. Quel balsamo serve per non farti squagliare praticamente da quel nihil. Ce lo annulla. Lui recupera un terzo della vita facendo questa cosa. E tu puoi prenderla a colpi nel mentre che si rompe la protezione del balsamo. Dimmi che ti sto evocando, sì, ti prego. Mi stai evocando. Ah, sì. Buon salve, da quanto tempo che non ci vediamo? Ma te lo sei andato a mettere, sì? Perfetto. Quando vuoi? Vero che io devo entrare adesso. Ah, bene, dai, ci vediamo il filmato se vuoi. No. se me lo dicevi qualche secondo prima... Ci vediamo il filmato se vuoi, no. È incredibile, non riesco a prenderlo perché fa le scale. No, no, l'hai fatto, l'hai iniziato, ma hai fatto 61. Ah, bene. Di vita. Oh, l'ho colpito. Un pochino più tosto. Ma il sanguinamento è sanguinamento. Ma quello che è l'Lord del Sangue, lui, non dovrebbe neanche dirlo. Sì, è stranissima sta cosa. Il Lord del Sangue è debolissimo a sanguinamento, ma che cavolo. C'è l'Lord. Stranamente i presagi hanno un sacco di fragilità particolari. Vedi? Cioè non ti fa nulla. Te lo squagli nel mentre. Sempre che non ti vada squagliando lui come ha appena fatto a me. Perché sta puntando? Ah no, ok, aspetta. Ce l'ho con te. Oh no! Ti ricordo che è NG più 3, eh? Ma non avevo capito che cosa stesse facendo, per cui non mi ha fatto male cane. Sei anche sopravvissuto. Ah, tutta la barra vitale. Cioè, tutta la barra della stamina. Parte la barra vitale. No! Accidenti! Vabbè dai, è praticamente fatto. No, vabbè, lo facciamo insieme, mi servono le gambe. Non mi dà un cavolo, mi dà 50.000, mi pare. Sicuro? Lo uccido, quindi? Uccidilo pure, tranquillo. Ma desideri. E comunque il passo del limiere, best weapon up del mondo. Per le build destrezza è veramente incredibile. Allora, possiamo fare due livelli. Mi ha ucciso. Ti ha ucciso. Perché mi ha...
aveva tipo un one hit, era one hit che io. Ah. Era one hit. Va bene. Stato di Marika. Vieni pure. Sto pensando a cosa fare questi due livelli. Mi sa che li faccio da arcano, così anche il sanguinamento scala di più, giusto? O non scala su arcano, sì, sanguinamento. Puoi fare anche in fede, così ti porti su con per la lama. È vero anche quello. Però fede è già 35. Allora, già questo lui quindi può farlo. Può farmare. Questo personaggio sì. Allora aspetta, vado a fare ma una cosa. Ma non ce n'è molto bisogno in realtà che Vestra farmi. È quello. Vabbè, almeno ce l'hanno tutta la tutte quelle lama, dai. Ti vado a metto prendere una lama. Per ora. Abbiamo qualche runa utilizzabile? Sì. Ho appena notato che devo spendere 20.000 rune per avere quell'arma. Già. Tra l'altro io ho scoperto in modo molto brutto che alcune armi tu non le puoi ottenere nel New Game Plus. Cioè non puoi avere doppie certe armi dalle rimembranze. Tipo io volevo fare doppia quella di Placidusax. Non puoi farlo. Rimembranza di Mog, signore del sangue scolpita nell'albero madre. Nel tentativo di elevare Michela alla piena divinità, Mog vuole farsi suo consorte, insediandosi al tempo stesso come monarca. Ma per quanto offrisse di condividere il suo talamo insanguinato, non ottenne mai risposta. Era un pedofilo sfigato fanboy che non è riuscito a fare nulla. Detto papale papale. Beh, allora abbiamo fatto bene a farlo fuori. Ha voglia. Very nice. Prossimo obiettivo. Very good. Aiutarmi a rifare questo boss. Giusto. Aspetta, esco fuori. Ah no, meglio non usare la tutta la weapon art per uscire fuori da una stanza che è lunga 20 metri. Olè, eccoci qui. No, non volevo screditare un messaggio, perdonami, giocatore. Hai screditato un messaggio, ma che cosa? No, ci sono andato vicino. Forgive me, anzi. Sì, bello il mio segno. Volevo leggere il messaggio. Più avanti non troverai gioie. In breve, vita sanguinamento. E viva sanguinamento. Hai ragione. Ti meriti la lode. Ad esempio, non posso fare la build sanguinamento? Cioè, tramite la... la bellissima fiumi di sangue. Perché non ho più i globi... funerei. Ah, perché tu avevi fatto il New Game Plus prima che la patch li fissasse. Esatto. No, evocazione annullata. Faccio un quick exit. Devo farlo anch'io. Ad ogni modo. Vabbè, in realtà sono veloci. Proppi! Buon salve. Aspetta, ma tu l'hai sentito? Sì. Io no. Mannaggia, devo trovare il modo per far passare i suoni. Preppy! Welcome! Grazie per essere qui. Fatti sentire anche in chat. Assolutamente. Non aver paura di farti sentire. Siamo pochi perché il periodo estivo è terribile per Twitch. Però... noi ci divertiamo comunque. Buon salve. Diciamo che è un po' frizzante. Poco frizzante non è massimo. È poco frizzante il periodo estivo, effettivamente. Ho attivato già il dito. Anche io. Così. Solo che non ti vedo. Io ho attivato il dito, tu l'hai imbalsamato perché ti devi lavare i capelli. Vabbè, quello sì, ogni giorno oramai è una bella doccetta con sto caldo. Come sta andando da te? Quanti mille gradi ci sono? Immagino verso i 35-40. Aiuto. Infatti, vivo di ventilatore. Ecco, mega spoiler, mi taglierò i capelli. Proprio andranno via. Niente, dobbiamo avere una foto e la carico sul gruppo, sappilo. Aspetta, pre o post? Pre e post. Ok, capisco, giustamente. Vabbè, prima pensiamo ad abbattere Mogwin, poi pensiamo a Pog.
poi... Però finalmente ti faccio vedere Rexy. Così fate conoscenza. Allora. Pensavo gli volessi mettere una parrucca e fargli il re posto anche a lui. No. Non dà l'idea che dopo ci si mette lì per 40 ore a farla. Guarda che la parrucca non gli piace neanche molto, gli basta di aprire la parte del colpello che trovo le nostre grazie. Energia. Cavolo, ha recuperato troppa vita. Veramente troppa. No, non ci pensai nemmeno, Mog. Il fatto che ti stai distruggendo? Guarda, io sono l'unico capace di sbagliare i tasti in un gioco in cui ormai ho 200 e passa ore. Oddio, no, aspetta, ormai ho 300 ore anche. Aia, mi ha detonato. Mi ha addormentato. No, mi sono allontanato, ma non dovevo. Ehi, Amog, figurati. Di sicuro, ma non lo stai colpendo? Sì, lo sto colpendo. Madonna che... Non ho dimenticato come si dodge e come si... Olè! Così si batte. Ok, metti subito quello per le, così. Per le rune. Oh, oh. Le rune. Aumentate. Zacchette. Da 106, quanto sei arrivato? No! A me, no. In questo momento... Trovata! 800k! Lui in New Game Plus 2. Questo personaggio invece è in New Game. Dobbiamo ancora finirlo con lui. Però ormai siamo... Belli che navigati. 800k rune. Anche a me hai dato un sacco, eh. 300.000 circa te ne ha dato. Sì. Mi sa che ti conviene fare i boss insieme a me. Ah beh, ci puoi contare. Cosa che avevo messo? Stabilità? No, il critico. Ah, e con due boss sono riuscito a farmi due livelli di arcano. Nice. Meraviglioso. Forse riesco a fare anche io due livelli. No, riesco a fare tre livelli. Due livelli. Anche... Solo? Per 10.000. Infatti. Per 10.000 stupide rune non posso fare, mannaggia. Vabbè. Allora. Dove eravamo? In un posto dove lui non mi può aiutare. No, sto giro no. Elfael. Perché ci metterei di più ad arrivare che te a fare l'intero album. Figurati. Preppy, tu Elden Ring? Già giocato, già finito? Quante run hai fatto? Quanti PG hai fatto? Se sei da play io posso. Interessante. Multiplayer, momento. Ci va bene. Ok, va bene. Non ti ho dato l'arma. Ah, non importa, tranquillo. Bello, giocare con qualcuno in chat. Questa sì che è un'esperienza da fare. Rappi, quando vuoi. Ci vediamo giù alla piazzetta. Che sembra molto... molto anni 90. Sì. Quanto era bello quel periodo. Poi. Ci vediamo giù in piazza, ragazzi. Si vede in piazza adesso e ci si vede su Teams. Adesso danno runa aure 11. Però voilà. Quale arma sto usando? Ok, con la P10. Mi siedo anche così, resetto l'area. Mettiti questa password multigiocatore proprio dopo. Così siamo sicuri che sei tu. Non sto a cercare segni a caso. Semplicemente Gian. Il problema è uno solo. Dimmi. È che c'hai la tua webcam sopra il password multigiocatore. Oh, porca miseria. Se non sbaglio, te ci sarei al 550. Cavolo. Allora, aspetta, mi tolgo un attimo
webcam. La prima, sì, Gian. Minuscolo. Oh mio Dio, in tutte queste live ore di run e partita mi sono reso conto che questa grazia è asimmetrica e mi sta urtando tantissimo la cosa. Cioè, te ne sei accorto solo adesso? Sì, non è una cosa che vado e cerco l'asimmetria in un gioco così mastodontico, Se no in danni l'ultima zona Farumazula non è molto simmetrica. Vabbè, lasciamo perdere. Farumazula è sbilanciatissimo. Dovresti girare con l'armatura dell'ariete e tipo 99 di vitalità per fare infatti qualcosa. Io ho tanta paura di Farumazula. C'è un simbolo Farum Kitsune? Is that you? Dimmi se sei tu, Prappi. Yes! Se hai l'armatura, sì, eh. Cioè, se già hai il simbolo, sì, se avete la password. Ah, beh, hai ragione. Aspetta. Prappi, tu per caso hai messo questi giorni al boss finale o a Godfrey il tuo simbolo? Perché penso di averti tentato di evocare in questi giorni. Benvenuto. Kitsune l'ho già visto molte molte volte con quell'armatura lì. Altro con doppia Rivers of Blood. Sì. Malenia violenta. Sì, allora sei allora tu, sei tu. Ho provato perfetto. Più e più volte. Prappi, non so se ti ricordi. Momento corsa, che ne dici? Devi schippare tu. Aspetta. Fenicotterate. Fenicotteramento. Melia. Ah, siete stati in base. Beh, mi sembra giusto. Vediamo un po' se riesce a tenere il passo. Comunque non so se magari ti ricordi di un Lira Junior che ha tentato... Cioè, che magari t'ho anche evocato. Ma, Kitsune? O meglio, Prappi? Ma sì, l'hai già trovato? Invasore? Oh, cavolo, quanti danni! Sì che l'hai trovato! Perdonami! Dove cavolo è? Dito torto Kitsune, è andato. Proprio mi dispiace. Dove eri finto? Ti ho perso. Ora tocca a te. Ora tocca a te. Ah, sei sceso qui! Vediamo un po' se lo becchiamo. Credo sia lì. Torno su, rimetti il simbolo e ti rievoco. Quick senza exit. Problemi. Fai ah un no, quick exit, non c'è bisogno poi... di un quick exit, lo posso rievocare subito. Anzi, tecnicamente dovrebbe ricomparire all'istante se lo mette, perché il balsamo è ancora attivo. Peccato io non posso venirvi ad invadere, sarebbe... Eccolo! Rievocato. All'inseguimento! Comunque... Dove vai? Non so se ti ricordi di un Lira Junior che ti ha mai evocato. Sono io. E non scocciare, stupida progenie. Vogliono questi. Oh no. Aspetta. Lo grosso mi mette ansia. No.
C'è stato un caos. Mi sono perso, perdonami, Prappi. Ti rievoco subito. Se hai la pazienza, ti rievoco subito, guarda. Questa zona sta facendo più uccisioni qui che da Malenia. Vabbè, con un'invasione e nel mentre anche i mob. E poi gli invasori ne approfittano dei mob, eh. Perché in questo gioco non c'è l'albero, il seme dell'albero. Altrimenti sarebbe bello. Altrimenti il seme dell'albero gigante. Era bella che è fatta. Non la smettevano di invadere così. Comunque, da quello che ho notato, dopo il 200, il 150 ti invadono solo se tu evochi qualcuno. In che senso? Perché non ti possono invadere se... No, non viene invaso. No, 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 intendo, se tu stai giocando single player, diciamo, non vieni invaso. Vieni invaso solo se usi la lingua. Posso dire, secondo me... Un mini di PvP, un pochettino di PvP me lo faccio, sai? Giusto per imparare un po'. Come abbiamo fatto a mancarle entrambi? Ma non posso usarla. Allora, adesso c'è qualcosa che io veramente odio. La progenie leonina. Ah, un cucciolino. No, è fastidiosissima. Oh no! La mia stamina. Oh, bravissimo, Prappi. Pietra al forgiatore del drago antico. Oh! Non posso utilizzare la lingua degli provocatore. Grazie della benedizione. Allora, no. Sbagliata. Mamma mia. Hai capito? Non puoi usare la lingua? No. Usati un dito torto direttamente. Sì, sì, quello sì. Però mi pare strano che non si possa. Allora, salutiamo questa Graziella. Ma soprattutto, come ci hai trovato, Prappi? Beh, immagino in ricerca. Aspetta. Ok. No, mira la lumaca! Qui dal ring! Aia! Domani mi colpisci. Ops, troppo presto. Dai, ci siamo tolti un po' di scopatore di mezzo, dai. Saltello tattico. 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 Completamente inutile, tra l'altro, perché... Cioè... La terrazza è qua. È giusto per skippare un nemico. Abbastanza fastidioso. Appunto. E io? Quando vuoi. Ops, c'era la candela. Ah, oh, cavolo. Sono vicini. Non prendo candela in caso di voi. Mamma mia, non gli fanno nulla i dardi elettrici. Loro sono i veri boss della zona. Loro sono i veri dardi. Olè. Ha droppato il rondello. Completamente inutile fuori dalla build, però ok. Allora, dammi solo un secondo che attivo la scorciatoia.
il nostro ascensore. Vale. No, che fai? Stavi rimanendo lì. Ok. Allora. Pronto? Ciao Loretta, cavaliere del Sacro Albero. Ehi, sicuro. Di sicuro Loretta. Loretta però. Loretta. Loretta, fatti prendere però. Che rischio. Questa è stata molto tirata, eh? Lore, fermo un po'. Voilà. Ah, non passo più a tempo. Maestria di Loretta, faccio la guerra. Bravissimo. Grande Frappi. Ops. Peccato che ti caccia via subito. Dimmi se vuoi continuare. Fede, tu invece nel mentre stai facendo un po' di PvP. Ho tentato, sto andando a prendere i globi. Bravo. Così ce li hai. 25 arcano. Ho finito la mappa. Ah, quindi non hai più niente qui? In che senso? Cioè, tu devi fare Loretta ancora? Ah, non ho nulla da fare. Ah, se vuoi... Tecnicamente, se metti il tuo simbolo, dovrei vederlo ancora. Dai, che con il doppio River of Blood lo so che vuoi fare Malenia. Doppio River la esplodete. Sì! Poi non mi sono messo il passo di miele a caso. È perché è perfetta per schivare la sua pioggia. E dovete andare molto più avanti, sì. Dovete... Non posso metterla qui. Ma quindi tu non hai fatto Loretta? E quello è il punto. No, è che Loretta lui l'ha fatta. Ma il nuovo punto per potervi evocare è la grazia dopo, quella dove ritrovi Millicent. Ah, ok. Credevo zona di non evocazione. Oh, ok, ok, ok. Perdonami. Ti aspetto alla stanza della preghiera. Perfetto. Ci vediamo. Ho pensato, siccome io posso usare il balsamo ancora. Sì, ho capito anche. Comunque, dici un po', come hai trovato il canale? Girottavi... Sono sempre curiosi. Alla ricerca di qualcuno che facesse il Elden Ring? Andiamo a prenderci il nostro pezzo 9, che schifo non ci fa. Ora, no, aspetta, non era pezzo 9, era 10, però. Girando a caso, appunto. Sì, era il 10. Perfetto. Quasi quasi portiamo anche il Falchion a 25. Io non mi ricordo più dove sta il boss di questa zona, però... Tra l'altro, forse adesso potrei anche utilizzarla, Rivers. Sì, adesso sì. Però... Non lo so. Rivers è veramente la soluzione a ogni problema. Vero. Non mi piace, tra l'altro, non mi piace molto come hanno gestito la dual katane. Ah, va, va, va. Smettila, maleducato. Ok.
Che danni che fanno i... i cavalieri marcescenti, cavolo. Quanto è bella la loro armatura. Cavaliere! Era davanti alla grazia! Perdonami, volevo giocare un pochino invece di rushare. Manna. Ma guarda a te. Perché, scusa, cosa significa giocare? Cosa giocare? Esiste il giocare. Antipatico. Tutto quello perché voleva farmi fare la scala più lunga del gioco, eh? Era quella la verità. Ha fatto, non è abbastanza. Falla vedere di nuovo in live. Questa scala... Io sono sicuro. È diretta discendente di Bloodborne, questa scala. Sì. Anche quella di Dark Souls 3 con il DLC. Ah, dove sì? Dove prendi la lastra pietra sì, e gargoyle. Sì, 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 assolutamente. Stavo per dire lastra pietra e gargoyle che è un item di League of Legends, però va bene. Ah, ok, pensavo stessi mischiando robe a caso. No, no, sì, sono io che... Beh, sì, effettivamente. Oh, il cristalliano, che cosa carina, te lo ricordi? Oh, dolce. Ti ricordi i tre cristalliani? dovremmo anche riparli, lo sai, sì. Ah no, perché quelli sono del... Non è vero, non ti servono per i globi. Fortunatamente. Oserei dire. Beh, cavaliere marciascente. Tu sei stato il mio farming per svariate ore nel tentativo di ottenere la vostra armatura. Quindi arrangiati. Non ti meriti la mia comprensione. Qual era cavaliere? Il segreto cavaliere? Per distruggerli? R2. I cavalieri? I cristalliani. Ah sì, l'ho proprio caricato. Cavaliere! E vieni, ma che ti devo dire? Eccolo qua, sì. Non ci arrivo, cavaliere, non ci arrivo. Olè, contento? A posto. Che cavolo. Ho bisogno di una mano però adesso. Ah sì? Dimmi. Io dovrei ritrovare adesso i punti dove si trovano tutti i globi. Wiki! Esatto. Il problema è che qua mi dice vendute dal fabbro 1 e 2 i globi. No, i globi non li vende il fabbro. Li trovi. Ad esempio, pietra della forgiatura funerea. Completate il tunnel sigillato all'altopiano di Altus. Lo troverete vicino al cancello ovest della capitale Lendel. Sì. Qual è? Il cancello ovest è quello da cui entri all'inizio. Ecco. Ma qual è il boss che bisogna abbattere? Allora, se non mi sbaglio, c'è questa qui, nella galleria sigillata, se non mi sbaglio. Qualcuno ti evoca in un altro mondo. PvP! È quello, dici? Ok. Dovrebbe essere questo. Subito. Tra parentesi, piccolo accenno di lore, mentre che c'è questo caricamento, perdonami, Prappi. Ciò che Malenia deve restituire, io non avevo ancora capito cosa intendesse. Millicent. Millicent, ah, Malenia. È... lago. Non è un caso che se tu usi lago d'oro nel punto di morte di... Cosa sta succedendo qui? Birra Slim. Ciao Birra Slim, sei in live. Sono riuscito a mancarlo, incredibile. Dio, ma è un fight club questo! Belli fight club. L'ho ucciso. Anche se mi ha tirato fuori dal caricamento, l'ho ucciso. Dicevo. E comunque non dovresti parlarne se è un fight club. Hai ragione. Il... ciò che deve restituire è lago. Non è un caso che noi usando lago d'oro nel bocciolo di Malenia troviamo lago di Michella. Perché... quando è scoppiato Aeonia, Malenia, qui, dove poi ha contaminato tutta Caelid,
lei si è tolta l'ago. L'ago era suo, perché gli aghi d'oro, l'oro puro, è dato da... è stato creato da Michella. Ok? Piccoli accenni di lore. Non è un caso, tra l'altro, che lo troviamo rotto. Perché lei l'ha rotto. Per evitare che qualcun altro potesse curarsi. No, l'ha rotto quando se l'è tolto, quando è scoppiata. Proprio un genio, quindi dice. Beh, quando ha fatto... ha cercato di battere Radahn. Certo, proprio che sei proprio in full... full damage. Mamma mia, 1000 danni. Oh no. Bellissimo il passo del limiere, però ogni tanto va troppo in là. Ah, globo cinero del minatore. Dove è scovato? Oh, ti c'è invaso, scusami. Che non è? Colui che non deve essere nominato, Taro. Inizia con ciò. C'è invaso colui che non deve essere nominato. Non ci voglio credere, guarda. Non l'ho capito. Voldemort. Ah. Ti ho detto quello che non deve essere nominato. Cosa sta facendo? Pensavo qualcuno di fosse chiamato Voldemort, veramente. Oh, ma dove vai? Mi sa che vi sta facendo skippare la cosa. Sì. Oppure vi vuole portare dal cavaliere. No, ci vuole portare dai cavalieri marciascenti, ma si attacca al gancio. Cioè no, in realtà no, perché noi dobbiamo andare proprio lì. Abbiamo evocato Yoshi. A posto. Un crossover episode. Voldemort versus Mario. Che bel crossover. Lo proporrei a Nintendo. Au, au. Tento. Torno a recuperarti subito. Non ho la pietra funeria 3. È duro. È morta un attimo la connessione perché... sì, ma grazie per avermi vomitato marcia scienza addosso. Fanno danno comunque perché fanno danno sacro. Oh cavolo. Aspetta, mi prendo questo bolo. A posto. Ed è morto pure lui. È uno scontro di passi del limiere. No! Ah, sono stato troppo lento. Bravissimo. Bravissimo, Voldemortaro. Bravissimo. Complimenti. Non so se sei passato in live. Non credo. Penso sia stata un'invasione casuale. Ma complimenti. Ti meriti un applauso in live su Twitch. Proprio, ti evoco subito. Comunque sì, lo scudo dell'impronta è incredibile perché gli attacchi fisici non esistono praticamente con lo scudo dell'impronta, ma gli attacchi sacri passano sempre. In più loro fanno anche danno di marciascienza. Sono rimasto un attimo basito da una cosa. Dimmi. Il tunnel è sigillato all'altopiano di Altus, vicino al cancello ovest della capitale Lane. Sconfiggete il boss per ottenere il globo. Sì. Il problema è che io sono entrato lì dentro, ho aperto la zona segreta, ma non trovo il boss. Sei andato un po' troppo in là, mi sa. Guarda come spoiler alla reazione. Ah, ho trovato. Non avevo trovato l'altro muro invisibile. Skippali pure questi. Uh.
comunque c'è un incantesimo che ti dice palesemente prima dell'epoca dell'albero. Sì, è sacro. Quindi potrebbe esserci nel DLC qualcosa che si riferisce, che porta indietro al tempo? Riporta indietro nel tempo, che possa essere qualcuno che ancora è sopravvissuto. Potrebbe, così come potrebbe essere qualcosa legato a Placidusax, visto che si parla del tempo. Oh! Ma io ti sto facendo un backstab, vale educato. Non ci voglio credere. Ma che danno fanno? Prappi, li skippiamo. Che dici? Gli passiamo così. Sneaky sneaky. No, che sneaky sneaky? Di corsa. Certo che questo povero ladro, questo povero personaggio di destrezza è stato proprio minimizzato nella sua destrezza. Come minimizzato, cavolo? A 50 in destrezza. Per quanto il cap sia 70. Però. O 60? No, era 70. Ah, 70, vero? Vai. Non ci voglio credere, ci sta la rotella della morte. Oh no! Che non ho chiuso, non ci voglio credere. No, schifo, vai. Vuoi fare il salto da lì? Ok. Ho mancato il salto, te lo devo confessare. Ehi! Ah, Finley! La lore bellissima! Skippa! Olè. Ma non c'era bisogno. Che paura. Ho sbagliato? Cavolo, ho sbagliato. Perdonami, Finlay, ho sbagliato lato. Posso recuperare da qui, però. Game design. Oh no! Ah no, sì. No! Cosa è successo? Cosa ti ha ucciso? A me ha ucciso lui. Sono caduto. No! Oh no! Oh no! Prappi! Aiuto! Prappi, ci sono! Vengo a evocarti. Prappi, Prappi, sto tornando. Tanto è un... I need somebody. Un secondo. Now just anybody. Prappi, hai affrontato il boss finale. Si vede. Gravity. La gravità. Hai affrontato il vero boss. Un oggetto viola. Aspetta un po'. Arriva dalla sacra corona. Simbolino? Ah, eri più avanti, non t'avevo visto. Tra un po' possiamo anche fare un livello. Ah, in realtà possiamo già farlo, però ok. Così.
Via, più veloci della luce. Che ansia. Come che ansia? Non riesco a trovare il boss, mi sono ritrovato contro uno di quei cosi, dei vergini di ferro. I vergini di ferro. Perdonatemi. Ma hanno notato finché non gli sono passato tutto gli occhi. Buono, proprio, io ti aspetto qui. Au. No. Oh no. No, scusami. Non volevo. Ho sbagliato il salto. Niente. Ce la faccio proprio. Togliti, va. Aspetta. Un problema. Ok. Perché il personaggio ha destrezza, io un po' meno. Ah, eccoti lì. Io sono rimasto bloccato. Non vorrei dire, ma quel cavaliere maciascente è veramente insistente. Ok, dardi a non finire. Proprio vado a prendere la grazia. No, 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 no! La grazia! La grazia! La luce! Ce l'ho. Vedo la luce! Non ci provare nemmeno, guarda, se muoio per colpa tua! Perché hai detto vedo la luce? No, per uno stupido che mi è arrivato contro. Wow, che duri che sono questi! Mamma mia, Frappi! Addirittura! Entrate in loop l'intelligenza artificiale dell'avatar. Io sono rimasto bloccato. Dove? Dentro a quella grotta. Non riesci a... ad andare avanti, no? Stavo sbagliando il salto. Ma dimmi cosa ti sta bloccando, scusami. Perché nel mentre sto... anche facendo la parte più difficile del gioco. Non posso dirlo perché... non posso dirlo. No! Preppi! Più tragica di così non poteva essere la scena. Comunque ti consiglio di chiudere le saponette sui bordi, no! Io ti consiglio di chiudere tipo qualche secondo, qualche minuto prima, così ti do l'ultimo pezzo dell'armatura di quei cavalieri. No, non ti preoccupare, quello lo facciamo a chiusura live. Mi fa schifo come posto, l'ho visto! È il grande vuoto. Sì, sì, è il grande vuoto, essenzialmente. Proprio mi servirebbe una mano contro l'ulcerato. Sai, la quest di Millicent. È duro come non mai. Ce l'hai la voglia o vuoi scendere giù da Malenia? Ah, proprio, veramente facciamo un livello. Ovviamente che ti aspetto. Lo facciamo su... forza, dai.
Così facciamo anche la piccola Millicent. Che povera, ha una sua quest incredibile, bellissima. Nice. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Ok. No, questo non era il... il boss giusto. No? No. Senti, la wiki ha anche le coordinate delle... degli oggetti, diciamo. Guarda, sono arrivato alla torre... la torre maggiore, la torre divina di... Allora proprio attenzione, Sotto cosa starà? Gli items? Mi pare sia Key Items, sì. Ah, tu fai da lì, Prappi? Ok. Non ci voglio credere! Non ci voglio credere. Ragazzi, mi sono salvato! Ma con una fortuna! Oh no. È ancora lì? Sì. A me ha sbudellato, mi spiace. Cavolo, ancora un botto di vita, tra l'altro. No, dove vai? Maledetto. Torna qui. No, sei troppo lontano. Non ci arrivo. No, ok, ci sono arrivato. Oh no. Ok. Non è vero. Allora, con l'altro personaggio l'ho fatto 3 volte questa cosa. Lì sul ramo non mi ha mai beccato. Con questo invece ha deciso di farlo. Va bene. Grazie gioco. Grazie. Puoi dire come si chiamano in inglese questi? Bell Bearing. Bearing. Ma sono i Bell Bearing? Sì. Ah. Livello controller basso? Oh no. Cavolo, poche frecce velenose. Sarebbero state le più utili adesso. Nomadic Merchant Bell? Ah, così. Ah, se uccidi. Sì, sì, se li uccidi. I tra mercanti. L'altro, c'è un. Allora, se tu attacchi. Una cosa che ho fatto con l'altro personaggio. Per scoprire un po' le meccaniche nascoste. Di quelle che non faresti mai. Ho attaccato tutti gli NPC, d'accordo? Se tu attacchi i vari mercanti, quelli che hanno l'asino prendono, si mettono a cavallo, diciamo così, in sella, scappano. E scappano via, oppure cercano di combatterti a cavallo. Ti ricordi che c'è un mercante nascosto nel palazzo di Mogwin? Quello imprigionato viene chiamato? Assolutamente sì. Lui è l'unico che ti fa attacchi di frenesia. Prappi, non so se hai ancora tempo o voglia, però siccome ho solo due balsami, andiamo da Malenia. Se è il coso di Millicent lo sblocco poi, tranquillo. Anche se quello è molto utile per la build, effettivamente.
Piangerò molto, sappilo. Sì, ho appena visto dove sta uno di questi. Oh, sei dolcissimo, Prappi. Continua così, ti meriterai anche il VIP. Alla prima live! Diretto. Prappi, mamma mia! Troppi! Tantissimi! Cosa vai, ragazzi. Mi ha dato 86... come si chiamano? Balsami? No, non i balsami, i fiori. Ok. Non ho visto. No, Paola Brosia, adesso dovevi venire a scocciare? Appunto, Paola Brosia ha la priorità su tutto. Leggermente italiano, se ma che cavolo era? E poi va anche Luna nera di Ranni, mi pare. Non credo fosse la luna nera. L'avrei sentita. Avrei sentito la luna, perché si sente che viene castata. Cioè, essendo un incantesimo molto potente, non passa inosservato. E meno male, ci mancherebbe anche che fosse stealth. È stato molto ira degli dei in Dark Souls. Prego, vai, vai. Prego, come... Oppure utilizzare forza quando... Quando sei a livelli più bassi. Quando sei anche vicino a un... un dirupo. Sì, sì. Bravissimo! Oh. Che genio! Non riesco a capire dove sia il... No! L'ingresso della cosa. Che paura, Prappi. Vai, vai. Continua. Chan. Ciao. Buon salve, oh, Chan. Buon salve, carissima. Sì, non si vede la codina. Così si vede, non si vede la codina. No, non si vede la codina. Allora, lo triggeri tu? Lo triggeri tu? Curiosità. Mi sa di no. No, ok, sì, lo triggeri. Triggerato. Abbiamo avuto la stessa identica idea. Buonasera carissima, come stai? Ah, domani che mi prendi, guarda. Attenzione. Ho sbagliato. Non è vero! È stato sciolto. Ci ha sciolti entrambi. Ma di prepotenza. Che fastidio che è questo boss. Boss. Questo nemico. È entrato tutto e di più. Di una violenza, guarda. Senza alcun ritegno. Io sto perdendo la pazienza. Comunque non è giusto che le persone che abbiano già completato il gioco si debbano rifarmare tutto perché non... No, perché hanno messo dopo la... è proprio brutto il fatto che tu debba farmare di nuovo, eh. Infatti per fortuna li hanno cambiati poi. Sì, ma non è minimamente... Facciamo così, normale. Perché tanto mi pare che non soffra la marcescenza. Lo sto facendo perché ci stai tu in live, perché se no non l'avrei mai fatto. Proprio avrei detto vabbè, amen. Come in realtà avevo già la fiamma. Ah, c'è. Alla prossima. Sì, sì, tranquillamente. Non avrei più potenziato neanche un'arma. No, io stavo facendo vari potenziamenti delle varie armi, perché sono una persona malata. Ah!
Brappi, ti sei scocciato, vedo. Il bello è che tutti i buff che possiamo fare sono completamente inutili quando poi lui ti butta giù dal dirupo. Va, a posto, vai. La pazienza che ci vuole. Non mi ricordo neanche, ha senso che le recuperi? No, riguarda. Beh, ah, ok. Quando vuole, eh. Con tutta calma. Cosa? Nella galleria che ti... dove tu eri arrivato la prima volta che vi ho beccato la trappola di trasferimento. Ah, proprio inizio, inizio. Mamma mia! Che schiaffo che t'ha tirato! Attento! Cavolo, l'ho mancato. Preso. Attento! No! No, indica che qualcuno è morto. No, invece ce l'ha fatta. Bravissimo, Brappi. Oh no, scherzavo. Ma che cavolo vuol dire, scusami? Che è successo? Non lo so. Ti ha scoppiato la marcescenza? No, 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 no. Allora, cioè, sono confuso. Mi ha dato il seme d'oro. Questo vuol dire che era morto. E invece era ancora lì. Ma che vuol dire? Proprio tu che lo stavi combattendo. Io mi son distratto perché ho visto il seme d'oro e ho detto: ah, allora sto tranquillo e mi curo. Lui è diventato invisibile. Da te è diventato invisibile. Ma che cavolo vuol dire, scusami? Spaghetti code. Spaghetti code. Ma l'unica cosa che si può dire è spaghetti code, perché è l'unica cosa plausibile. Ma cioè, sono confusissimo, te lo giuro. Che poi... oh, no. Allora, non me lo sono immaginato. C'ho 4 semi d'oro. Ho letto anch'io che hai preso il seme d'oro. Vero? Sì, però poi era ancora lì. È come se tu stai combattendo un boss, ti uccide, però tieni comunque la rimembranza. Ah, ok. Scusami, andiamo un attimo a controllare. Allora, se c'è Millicent, il gioco è stupido. Prego, vada. Normale perdere contro una bestia meteoritica d'inizio gioco? New Game Plus 3, sì. Tranquillamente anche. Scusa, che ho fatto sprecare la vita. Aspetta. No, non ci sono i simboli. Ah no, aspetta però. Ci sei no, anche... devi andare molto più avanti. No, 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 ma anche se fosse... C'è Prappi, quindi non li vedrei. E soprattutto devi arrivare lì per farli comparire. Però non ho... No, è morto! È morto, è morto! È morto, però ci ha uccisi. Va bene, gioco. Proprio io non so che dire. Io sono offesissimo con questo gioco. Hai fatto bene. Allora, da dove cavolo è che si tornava? Da qui. Allora. Con molta calma, eh. Con molta calma. Ok. Ci sei riuscito? Sì. Perfetto. Malenia momento.
Io lo so, Pede, che tu vorresti essere qui con noi. Per Malenia. Guarda, tutto il tempo, guarda, vorrei stare ad affrontare Malenia. Lo so che è il tuo boss preferito. Non te lo dico neanche, guarda. Mi sto strappando le mani per non averla fatta. Tutta la strada. Stai rompendo il controller. Ne sto già rompendo un altro, io se ci sono. Ne prendo uno, non lo so, della... Quello fake della Pony, me lo prendo. Quello della Pony? Della Pony e lo connetto. Poi vedi che la PlayStation 5 cambia nome e c'è scritto PlayStation Phone. No, è la 5. PlayStation, non dimenticarti. Poi sì, giusto, la PlayStation. Aggio, mamma mia, la mira che non sti così. Ok. Ci si arriva di là. Dovresti fare un altro se passo. Se adesso fossimo in una sezione di multiplayer senza password, qui vedresti il tappeto di simboli. E di morti. Pronto? Avete fatto tutta questa strada. Avete fatto di tutto. Per arrivare fin qui. Questo è il vostro momento. Non potete e non dovete fallire. La vuoi vedere, Malenia? Tra l'altro, quello lì è Michela, che si sta unendo al grande albero, e quel buco che c'è lì è l'uovo che ha tirato fuori Morgoth. L'uovo. Chiamiamolo così, va. Questo è anche l'oro. I neri coltelli sono arrivati fin qui. E lei ti considera un nero coltello? Ah, ecco perché mi attacca. Ha senso. Ha molto senso. È bellissima lei. Sì, dai, è stupendo. Maledetti i trailer che l'hanno spoilerata così tanto. Ma ti dovevano mettere l'hype. Sì. È giusto, però mi dispiace troppo. Cioè, Elden Ring sarebbe stato così tanto bello se non fosse stato così tanto spoilerato. My flesh was dull gold and my blood rotted. Rotted. Corpse after corpse left in my wake. Tutta distrutta dalla marcia scienza. Immaginate a giocare Dark Souls 3. Dopo aver visto il trailer di lancio di Dark Souls 3. Dove veniva spoilerato il re senza nome. Oh, io poi li voglio fare i Dark Souls in live, ma chi ci riesce più a giocarli dopo Elden Ring? No, io non ce la farò mai. Te lo dico già da subito. Senza salto non riesco più a giocarci. Io sono Malenia. Spada di Michela. Con la katana che si unisce al braccio. Che figa che è! Ha perso il braccio e... And I have never known defeat. That don't know fear. Proprio fidati. Oh, scusa Malenia, aspetta. Grazie. Grazie della cortesia che mi hai aspettato. No, stai buona Malenia. Non so se lo farò una singola volta, poi ti dirò tutte le volte che fare. Che tira. Vale, fase 1 fatta. Cade giù. Poverina, affoga anche in questa scena. È chiaramente sott'acqua. Gian? Dimmi. Il nero coltello fa... supera le difese del... dei... dei cristallini. Sì, sì. Perché è un attacco magico.
Guarda questa scena, vale. Risveglio della marcia scienza. Risveglio della marcia scienza. Perché, vabbè, è lei la marcia scienza. È lei la marcia scienza. Ali fatte di farfalle. Queste sono di farfalle, le altre non mi ricordo. You will witness true horror. Tanto è tutta la marcia in faccia, poveraccia. Poi lei non fa effetto perché è lei stessa che la crea. È lei in marcia scente. La sua fight, cioè il... La tua fight è la più bella di tutte. Sì, ma mani basse è il boss più figo, eh. Sembra un mix tra una e una Eonia. Come si chiama? La volta hanno battuto. Chiubi. Oh cavolo. Evitata al pelo. Oh no, mi sono messo nell'angolo. Eia Malenia. E questo l'ho preso, quindi già ce l'ho. Non ti ha cambiato l'arma, mi spiace. Ok Malenia, sono pronto. No! Benvenuto a Malenia. Peccato, è riuscito a curarmi, è riuscito a evocare la lacrima. Che peccato. Ti trovo qui? Oddio no, dai, lo tengo. Tanto. Sono 19.50. Mm-hmm. Sì, ma tranquillo. No, io te lo faccio solo una tana. Sono l'orologio che picchia. Perfetto. Ho una nuova alleata in questa run adesso. Sì. Fiumi di sangue più 10. Molto intrigante. Ho avuto le rune dentro. No, niente di interessante. Se ti vuoi buffare, buffati. Presa. Accidenti, mi ha preso due volte addirittura. Malenia, è buona.
era l'arma che... come abilità di seppuku. Nessuna arma come abilità seppuku. Seppuku è una weapon art che trovi nel... nel coso ghiacciato. No, come cenere. Sì, sì. È di un, uno scarabeo... uno scarabeo invisibile, okay, che si trova nel lago ghiacciato all'inizio praticamente. No, dovevo fare questa. Non mi ha cambiato l'arma a me adesso. Immagina riuscire a colpirla. Deve essere bello, eh. Cioè, impossibile. Ogni singola volta che mi avvicino... qui penso che andrà male. Oh no. Ok. Quanto danno mi ha fatto. Ah, di sicuro. Malegna, dai, fammi evocare! Ho sbagliato. Ma è malegna, la ho sbagliato. Non dovevo evocare. Ah, accidenti. Tostarella. A proposito, non stavo più contando le morti. Quante siamo? 12? Ormai? Più o meno. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Vedi questo. Quindi manca il 5. Il 5 posso comprarlo? Dammi solo un secondo, Prappi. Lupetto. Sto pensando di andare a potenziare e vedere se posso potenziare il fiume di sangue. Giusto per velocizzare la cosa, visto che siamo in direttiva di chiusura live. Ma per farlo mi serve una pietra forgiatura 5 funerea. Ce l'ho? Acquistabile? Yes. Perfetto. Ho appena commesso un crimine contro l'America. Ho appena lasciato il sangue di Spider-Man sul muro. Oh no! Ok, tutto adesso Jane sarà molto felice. O Gwen, dipende dall'universo narrativo che stai vivendo. Zendaya sarà molto triste, diciamo, mettiamola così. Take a look around. Don't worry. I'll continue, which is why his roots he won't, his shack is high top. Immagini qualcuno che ti arriva da dietro e ti scarica la weapon art dell'arma di Michella. Di Michella, di Malenia. Sì, di Malenia. È terrificante. Sto valutando se potenziare una weapon art, cioè una weapon art, una delle... Sono un deficiente, era già più 9. Datemi un secondo. Perdonami, Prappi, ho dovuto perdere tempo.
No, Faruna Azura, Abisso, Fiume Siofra, Fiume Enzel, Sacro Albero. Allora, vediamoci anche qualcosa di un po' più utile. Beh, anche aumentarci il PV non è male. Usiamoci anche una saetta. Non ha aiutato tantissimo, però va bene. Pronto? Guardala come lo schiva. Mannaggia a lei. Mamma mia, che violenza! E niente, fa un male cane. No! Un'altra morte. Rexy, gioca tu. Gioca tu, Rexy. Malenia ci sta picchiando tantissimo. Picchiando forte. Quante volte ti ha preso? Rappi a te. Zero? La match è uscita. Hai visto che è brava? Se avessi qualcosa di utile, in effetti ce l'ho. Smettila. Devo colpire 10 volte nel mentre. No, niente. Ci ha massacrati. Sì. Brappi. Mi spiace, ma dobbiamo chiudere. Fortunatamente non è andata come speravo.
non mi schivava, figurati. Allora, io sono in un mental breakdown, onestamente, quindi... Per ora blocco così. Grazie tantissime per l'aiuto, grazie tantissime per esserti unita a noi. Allora, noi torniamo in live domenica. Se tutto va bene con Pokémon Arceus, in modo da chiuderlo, perché mi manca uno stupido Magnemite per chiudere Arceus, tu non puoi capire. Elden Ring lo riprendiamo giovedì prossimo. Lunedì invece abbiamo Sandrock e mercoledì Zelda non Twilight Princess. Più avanti Twilight Princess. Skyward Sword. Ormai ti stai confondendo. Come? Ormai ti stai confondendo. Sì, è perché vorrei giocare Twilight Princess, onestamente. È quello il punto. Allora, grazie tantissimo per essere stati con noi. Grazie per essere venuto, caro. Cara, in effetti non... Non ci siamo soffermati non sulla non questione. Non ci hai detto, quindi... Follower, grazie tante. Maledetto Magnemite, hai ragione, Michan. Io... Allora, trovo Magneton in giro, che vola così. Ragazzo, perfetto. Trovo Magneton che vola in giro per la mappa, ma Magnemite non compare. Assolutamente, non sia mai. Non sia mai. Quindi, ci vediamo domenica alle 11 del mattino. Buona serata, ragazzi. Grazie a tutti quanti. Vi ricordo di condividere il canale, le live, che potete iscrivervi grazie a Prime Gaming gratuitamente. E soprattutto... Buona serata. Buona serata da Rexy. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.